il primo ringraziamento e apprezzamento è nei confronti della regione che ha integrato le risorse del PNRR Bando Borghi, che sappiamo a sommare la parte statale PNRR 20 milioni più 7 milioni aggiuntive di risorse che non sono noccioline da parte della regione. I tempi, in un anno e mezzo circa, avete fatto tutto? Circa, no? Sì. Perciò tempi eccezionali, sappiamo che peraltro, diversamente ad un intervento che fai all'interno di una casa, quello che si fa all'esterno patisce e subisce i tempi anche della natura. Commentavamo prima, abbiamo inaugurato circa 6 anni fa, mi pare, no? 5 anni fa, 6 anni fa, il campetto. 19, sì, esatto. 5 anni fa, sì. Rammento che subito dopo ci sono stati un'azione da parte di Vandali, credo entro 6 mesi dall'inaugurazione. Boh, al netto di tutto ciò, sperando perciò che la stupidità e l'idiozia di Vandali, di coloro che si divertono a spaccare, a rompere, a deturpare il patrimonio di tutti, perciò anche loro, delle loro famiglie, non dico che cessi perché è impossibile, quantomeno diminuisca. Presentiamo oggi il primo intervento pubblico di una serie di 7 interventi di lavori pubblici che riguardano e interessano il Borgo Castello, finanziati con, come voi sapete, ma è doveroso ricordarlo, dai fondi PNRR Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, linea di azione A. Ed è un finanziamento che riguarda una parte interventi di lavori pubblici, un'altra parte cospicua, importante, attività di animazione culturale e di imprenditoria culturale che abbiamo già avuto modo di presentare in altre occasioni e che, dove, per i quali ci saranno ancora altri interventi, altre occasioni di presentazione e di illustrazione. Il lavoro, come vedrete, se avete occasione di percorrere, restituisce alla città un parco meraviglioso. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, adesso ci illustreranno meglio coloro che hanno seguito direttamente le opere. Io concludo perché insomma avete già detto tutto quello che c'era da dire. Intanto buongiorno, io devo ringraziare un pochettino EDR e l'impegno dell'architetto Carlotto che ha portato avanti veramente in grande sinergia insieme a noi, dando dei suggerimenti su quelle che potevano essere, diciamo, gli obiettivi da perseguire. Sono stati utilizzati solamente interventi di ingegneria naturalistica, tra parentesi, senza uso di calcestruzzo, quindi tutto quello che voi vedrete è in perfetta affinità con quelle che sono le direttive, diciamo, ambientali e soprattutto le direttive che ha dato la sovrintendenza per la realizzazione dell'intervento. Diciamo che l'intervento si configura anche come una messa in sicurezza di quella che è la fruibilità del parco, che, come diceva prima il sindaco, è stato nell'arco di manco 6 mesi vandalizzato dall'utilizzo selvaggio e non appropriato del percorso. Borgo Castello, crocevia di popoli e cultura, 1000 anni di storia, vuole essere un concerto di enti che in sinergia, insieme con la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Cultura, insieme con il Comune di Gorizia, insieme con EDR, riescono a, non solo a dialogare, ma a rendere efficaci ed efficiente veramente l'azione pubblica sul territorio. Ed è, penso, un bel risultato avere quest'opera conclusa, che abbiamo avviato a giugno 2023, per cui nelle tempistiche date, ma molto in anticipo del PNRR, perché sappiamo che il prossimo anno con Go2025 la città deve accelerare e anche il PNRR deve accelerare, per cui per noi il 2026 quasi non esiste come chiusura delle attività, ma tutto è stato anticipato al 24 e questa cosa in effetti porta l'Europa ai territori, non è solamente distante a Bruxelles, ma è anche vicina alla cittadinanza, alla valorizzazione sociale e culturale, come diceva benissimo prima la dottoressa Maria Grazia De Rosa.